Buongiorno, 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 benvenuti a questa diretta Intermarket 15 settembre 2017, 10:31, rigorosamente in diretta in contemporanea, in alta definizione, sui canali TheCaroris.tv, perché esiste il dominio TheCaroris.tv, YouTube, Facebook, Twitter, Periscope. Per seguire insieme, poco fa già stavano mostrando le immagini da Londra, c'è stato un incidente, qui la tensione è altissima, quindi è arrivata la notizia di un'esplosione nella metropolitana, ci subito feriti e poi si è trattato di un incidente, certo resta un fatto non bello, però limitato a un incidente almeno non più. Questo benedetto, maledetto terrorismo è arrivata. La risposta ieri che ha seguito la diretta Forex, tra l'altro così inflazione americana leggermente al di sopra di quelle che erano le attese, è arrivata la news proprio data in diretta da Bloomberg, che appunto è arrivata notizia che di una preparazione di un lancio di un nuovo missile, test missilistico da parte nordcoreana. E questa notte è arrivata proprio l'ufficialità. Comincio subito a salutare, vedo che state scrivendo tantissimi, grazie, grazie, vado anche a mettervi così si possono anche vedere, li leggete tutti sopra, così come sopra trovate i riferimenti di Marco Pianezza per chiedere informazioni su STO. 6 ottobre, evento dal vivo, Milano, ci sarò io, ci sarà Marco Pianezza, vi aspettiamo, venite, venite dal vivo, 6 ottobre, non prendete impegni, tra neanche un mesetto, meno di un mese, meno di un mese, 3 settimane, Milano, Milano, ci conosciamo dal vivo, insomma, così non è solo un virtuale, ci sono le gambe, non sono solo questo mezzo busto, così, insomma. Saluto, saluto Max, che aveva già scritto nella chat di YouTube, prima della diretta di Mr. Vegar, buongiorno Tia. Stiamo sereni, eh sì, stiamo sereni. Duty, Christian, Gianluca, Salvo, Giuseppe, Mario, Mister Dolomar, Chiara, che ha detto, mi sembra se non ricordo male, ieri ha scritto che si è già registrata, ci sarà 6 ottobre, quindi anche Chiara, se venite 6 ottobre ci sarà pure Chiara. Ciao Chiara, buona giornata. Mattia con la X, Sergio, buongiorno, bel taglio di capelli. E ieri io con il mio piccolo Biagio siamo andati, siamo fatti belli, freschi, freschi, weekend estivo, qui fa caldo. Manfredonia, c'è un bellissimo sole. Il pescatore di Pips, Pips Fishing è tornato. Ciao Pips. Eleonora, altra donna. Eleonora, vieni a Milano, vieni anche tu a Milano, dai che c'è Chiara. Simone, ormai siamo tutti amici, siamo diventati davvero un bel gruppo qui, una famiglia. Saluto Stefano, EDM, Simone, saluto dall'Investing di Roma. Loro parlano, io ascolto te con le cuffie. Grande, numero uno, numero uno. Saluto anche l'organizzatore che mi aveva invitato, lo ringrazio pubblicamente, però insomma vedete, dovevo essere qui a fare questa diretta Intermarket con voi. Ivana, Ivana, anche tu, dai, 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 le donne, tutte le donne a Milano, 6 ottobre, anche i maschietti ovviamente vogliamo. Antonino, la correa non ha più effetto sui mercati. Alberto, regla, altra donna, regla, regla, non puoi, tu, non puoi mancare all'appuntamento del 6 ottobre a Milano. The Mr. Vega, dalle foto che girano su internet nel barile che è esploso si vedono chiaramente dei fili tipici di una bomba artigianale. Mr. Vega, ti riferisci forse all'incidente di Londra? C'è una foto già di un pacchetto di una busta Lidl addirittura. Saluto anche gli amici di Facebook, assolutamente. Alessio, capitano della squadra di Facebook. Alessandro, Anthony, Efi, buongiorno dalla Sardegna soleggiata. Bello, bello questo. Matteo e Lorenzo, buongiorno, buongiorno. Mi sono perso qualcuno prima? No, mi sembra che sono tutti questi. Brexit money is not going to be. Okay, niente, pensavo fosse una breaking news, visto in rosso. Andiamola a vedere, andiamola a vedere. Wow! Questo cambio scena mi fa girare la testa. Regla, sono a Cuba il 6 ottobre, è vicino, dai, Cuba Milano, che vuoi, che vuoi. Come si fa? Prendi un aereo, oramai EasyJet ha detto che vuole fare anche. Vabbè, sei scusata, per il prossimo appuntamento, se c'è stato un altro appuntamento, ti aspettiamo. The Mr. Vegar, sì, mi riferivo a quello, ok. Silvan, buongiorno, buongiorno Silvan. Alessio, dico un incidente, ma come cavolo si fa a dire che era un incidente? Così, questo è quello che dicono. Questa invece, questa news che vedete già accanto a me, purtroppo ieri durante la diretta Forex è arrivato il primo flash di agenzia che ha dato Bloomberg e poi su Twitter, l'ho dato anche a chi era presente, tu che eri presente alla diretta Forex, la preparazione di un missile. Ed è stato poi effettivamente durante la notte c'è stato il lancio sopra la testa di Giappone, cioè sirene in Giappone.
gittata di 3.700 km. Il missile balistico lanciato stanotte è caduto sull'isola giapponese. Pentagono, nessuna minaccia per la base americana di Guam. Kim alza la posta con un nuovo lancio ancora più minaccioso, ma lui l'aveva detto, avevo ribadito il suo concetto, il suo pensiero: se ci saranno nuove sanzioni ONU, risponderemo in maniera ancora più massiccia. La sanzione ONU è stata lunedì, votata lunedì scorso, e quindi la risposta è arrivata, la risposta coreana. Qui sirene in Giappone, cioè, ora a noi sembra così distante, ma vi rendete conto? Milioni, cioè, ma immaginate di essere voi in Giappone, cioè, milioni di giapponesi sono stati svegliati dalle sirene di emergenze, da messaggi di testo di allarme dopo che il missile è stato lanciato. I programmi televisivi del mattino hanno lanciato allarmi del tipo precipitatevi in un edificio o in cantiere. Cioè, a noi sembra come un film, non lo so, che è distante da noi, ma questi, ma io non lo so, guardate, stai dormendo, sono le sirene. Andate in una cantina, andate in un edificio. Qui è pesante, è pesante, è pesante. La colpa non è solo il nordcoreano, eh? La colpa quando si usano le armi, tutto quello che volete, io non do ragione assolutamente a nessuno. Saluto intanto anche Nando. Ciao Nando, ci sono. Oggi sono anche io. Ciao Nando, ben arrivato. Duty, ciao, potresti fare in futuro un piccolo video come utilizzare i grafici di investing, che sono poi quelli di TradingView, quelli che uso durante la diretta Forex, e possiamo parlarne con TradingView, di magari realizzare un video con Enrico, la persona con cui sono in contatto. Buongiorno Eugenio, a Marco, Silvan, dovete capirlo, Kim è tanto solo. Io diciamo potreste, buongiorno, breaking news, Kim Sven, si chiama, vabbè, buongiorno, buongiorno anche a Rino. Tia, io devo sempre prima leggerli senza dire ad alta voce quello che tu scrivi. Insomma, comunque, situazione non deve diventare, non deve apparire scontata, cioè veramente, io non lo so, svegliarsi nel sonno con queste sirene. Calendario economico. Tra un po', alle 11, alla fine praticamente di questa diretta, ci saranno alcuni dati, vedete, con la bandierina europea. Buongiorno, buongiorno anche a Danilo. Alberto, tieni presente che i giapponesi ci sono già passati. Esattamente. Fino adesso, l'unica volta nella storia che è stata usata la bomba nucleare sono stati gli americani sui giapponesi. Brutta, brutta cosa. Torniamo, scorriamo, scorriamo. Più tardi, ore 2:30, 14:30, ci saranno i dati americani e ci sarà una nuova diretta Forex. Se volete, no, se volete, tu devi stare con me alle 14:15. Collegati, seguiremo le vendite al dettaglio. Sono importanti le vendite al dettaglio. Dopo i dati di ieri, inflazione americana leggermente, quindi al rialzo, torna in gioco il discorso di un possibile rialzo dei tassi. Non lo so, non lo so. Mario, dove ci si iscrive per il 6 ottobre? Sul mio sito internet, guarda, aspetta, vediamo se riesco a beccarlo al volo. Faccio così, tanto l'articolo non ci serve più. Venite sul mio sito che è decarolis.tv, poi vedete qui c'è tutto questo bel menu in alto, eventi, pagina eventi. Cliccate sulla pagina eventi e c'è, eccolo qua, evento gratuito, Trading Talent Show Tour Milano 26 ot 6 ottobre, 6 ottobre. O cliccate sull'immagine o cliccate su questo bottone, vi rimanda alla pagina dove ci si può registrare. Quindi sul mio sito decarolis.tv, sezione eventi, evento dal vivo. Calendario, calendario. Buongiorno intanto anche a Giovanni. Marco, con la Nord Korea il conflitto sarà inevitabile. E certo, se continuano così a rispondersi in questo modo, un'escalation, come si usa dire in questi casi, potrebbe arrivare. Speriamo di no, speriamo di no. Vendite al dettaglio 14:30, quindi 14:15 speciale diretta live Forex per seguire questi, la pubblicazione dei dati, che non so se si estenderà fino alle 15:15. Ci sono anche altri dati, produzione industriale. Poi alle 16, gli ultimi dati della settimana sono questi qui, con l'indice di fiducia dei consumatori del Michigan, Università del Michigan. Saluto anche Ovidio, buona, abbiamo un solo pianeta, lo so, hai ragione. Mister Vega, i mercati però sembrano oramai siano vaccinati. Sì, un po' come, intanto saluto anche Marco M, un po' come è successo con il terrorismo. Le prime notizie di Francia, terrorismo, scuotevano i mercati. Ora ci siamo assuefati e questo non va neanche tanto bene, insomma, vabbè. Qui è saltata la diretta, andiamo a rivedere, vediamo dove posso recuperare, che la posso vedere, quindi anche i vostri messaggi che state pubblicando in questo momento, eccolo qui. Bene.
Mi fa il solito filtro comunque. Camran, buongiorno, buongiorno. Cominciamo a vedere un po' di grafici. Cominciamo a vedere un po' di grafici. Attenzione che si balla di nuovo. Wow, no, ho sbagliato. Era questo. Era qui che dovevamo andare. Quindi facciamo di nuovo un giro. Eccoci qua. Magia. MT4, la piattaforma di STO. Quella che vi permette di operare su tutti i mercati offerti sono tantissimi, indici azionari italiano, quelli più importanti stranieri, obbligazionario, valute, materie prime, titoli azionari, anche quelli più importanti, FTSE MIB, quelli tedeschi, americani, insomma, quindi ce ne sono, ce ne sono. Questa è la situazione dell'indice giapponese che ha chiuso positivo, nonostante si sono svegliati, nonostante si siano svegliati con questa sirena e con un missile, un ulteriore missile sopra le loro teste, chiusura positiva e conferma questo trend al rialzo. Primo piano per quanto riguarda l'indice giapponese, quindi che dopo qui c'era stato un tentativo di superamento al ribasso, ovviamente violazione del supporto, nuova candela verde e quindi vedete praticamente una settimana tutta all'insegna del colore verde per quanto riguarda l'indice Nikkei, Giappone. Silvan, il problema non è il pianeta, siamo noi che ci estingueremo, l'uomo è il più, è il, no, il più, è il peggior virus che esista al mondo, noi uomini, assolutamente. Quindi vediamo, questo è l'indice giapponese Nikkei Tokyo, che vedremo adesso anche correlato positivamente Intermarket con il dollaro yen. Andiamo a vedere gli indici americani a questo punto, dove ieri, vorrei far suonare un alert, però insomma, direi che non è il caso oggi, lasciamo stare gli alert, invece mettiamo in primo piano quelle che è la situazione, l'alert sarebbe da qui suonare per questa candela rossa, chiuso negativo, il Nasdaq mi sa che non gli è piaciuto il discorso Apple 10, non Apple X o X, come avevo detto l'altro giorno, è 10, insomma, non ha entusiasmato più di tanto i mercati e quindi già si era visto e c'è una candela rossa confermata sulla resistenza sui massimi storici e resistenza tracciata in questo momento a 5.995. Restano ancora al rialzo l'S&P 500, però vedete la candela qui, la candela, se volete faccio anche qualche zoom, è diventata più piccola e quindi per il momento però è verde, 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 resta di colore verde. Più decisamente in salute il Dow Jones. Dow Jones che è 22.208 punti, prosegue quindi la corsa al rialzo. E spesso e volentieri, probabilmente non so se lo ricordate, spesso e volentieri c'è stato un andamento quando c'era il Dow Jones che spingeva i massimi storici, ripiegava l'indice, quasi che veramente non so come dire, una ricollocazione, investitori che si puntavano più al Nasdaq, titoli inseriti ovviamente nell'indice tecnologico e poi uscivano da quelli del Dow Jones e viceversa, c'è stata sempre questa staffetta che l'ho evidenziata anche durante queste dirette Intermarket e quindi era cessato, quindi insomma, ora come ora Nasdaq, candela rossa, almeno secondo questo grafico, aggiornata oggi, da lunedì, settimana prossima potrebbe cambiare, ecco perché io uso grafici daily, perché mi piace proprio vivere alla giornata e quindi candela rossa in postazione al ribasso, anche se il trend resta decisamente sempre al rialzo per quanto riguarda l'indice Nasdaq, S&P 500 che è al centro, un po' segue l'altro, un po' segue quell'altro, per l'S&P 500 è l'indice assolutamente più rappresentativo, più importante al mondo e viene ripreso come benchmark, riferimento anche dai fondi, Dow Jones invece tutto al rialzo. Cominciamo a vedere, il problema è Chiara, gli americani hanno appena concluso una missione segreta con il sottomarino più grande della loro flotta, speriamo in un'operazione rapida e pulita, donna pinne gialle a gogo, tia, vabbè. Basta, mamma mia, mamma mia, mamma mia, troppe notizie negative. Questa giornata si è aperta. La sterlina 1,34 e 51, nuovo massimo 2017. Tra un po' andremo a vedere. Tra un po' andremo a vedere Alessio DAX che sono 3-4 giorni che va laterale. Andiamola a vedere questi indici europei. Primo piano, primo piano, primo piano per gli indici europei. Questa è la situazione per quanto riguarda. Qui c'è il nostro FTSE MIB che resta ancora al rialzo da quando ha superato l'ostacolo dei 22.000 punti. Il DAX, di cui scrive Alessio, laterale, si è un po' assopito, insomma, dopo questo bel rimbalzo dal supporto 11.980, c'è da dire anche che,
siamo alla vigilia, ormai tra una settimana circa ci sono le elezioni in Germania e quindi bella, bella corsa al rialzo, bella risposta dal supporto 11.980 per il DAX, bella risposta per chi era long, chi era short non sarà stato contento e quindi ora si accinge qui 12.644, primo livello da monitorare e poi questa è la resistenza, sentite bene, massimi storici, il DAX è lì, è quello l'indice europeo che sta seguendo più da vicino ovviamente l'andamento sui massimi storici per quelli tedeschi, 1.3453, vedo che spinge, sta spingendo la sterlina, massimi, nuovi massimi su quella resistenza che adesso vi farò vedere, però attenzione tu che vuoi speculare al ribasso sul DAX, wait and see, aspetta e vedi perché è verde, non posso fare altri zoom, la farei ancora più larga, più grande questa candela, per il momento è verde DAX. Poi subito rapida carrellata per gli altri indici, questo è l'Eurostoxx al rialzo, l'indice Macron francese a 5.228, sta rimbalzando al supporto 5.040, l'indice spagnolo un po' col freno a mano tirato rispetto ai colleghi europei e l'indice inglese che con Brexit sappiamo benissimo ha proprio un andamento inverso, se sale la sterlina scende il FTSE 100 e viceversa perché nel FTSE 100 nel paniere quello più importante inglese molti titoli, molte società fanno affari con l'estero, quindi con la sterlina che sale o scende vanno anche i loro ricavi, possono aumentare e diminuire e quindi con una sterlina 1.3453 ecco la reazione del nostro caro FTSE 100 che sta quindi adesso accelerando al ribasso, sta per superare questo ostacolo che era l'ex resistenza dei 7.300 e più là un'altra ex resistenza dei 7.086 punti. Altri commenti, Rudaxot troppo bassa, Roberto dopo la baia dei porci lui farebbero meglio ad andarci piano, le loro guerre ultime non sono state un successo, anzi Dax dovrebbe correggere 12.004 dice Mr. Dolomar, su Facebook probabilmente secondo me c'è un filtro che non mi sta facendo vedere gli altri commenti oppure tu di Facebook e stai guardando le foto del tuo amico, amica. Commenta qui con me, di la tua, vogliamo sapere anche il tuo parere. Quindi questa è la situazione indice europea, alla fine di tutto, quindi qual è la situazione? Attenzione che si balla. La situazione qual è? In America, Tokyo a rialzo, ricordate per il dollaro yen poi la situazione. Tokyo a rialzo, in America Nasdaq zoppica, candela rossa confermata, quindi possibile impostazione al ribasso, S&P 500 e Dow Jones restano al rialzo. In Europa, tutto sommato, siamo al rialzo, tranne il FTSE 100 inglese, chiamiamolo ancora europeo, ma ci stiamo divorziando, mi dispiace inglese, stiamo divorziando, l'avete voluto voi, tu inglese, hai votato Brexit, stiamo divorziando. E quindi sta scendendo per effetto della sterlina che sta spingendo sui massimi del 2017, quindi un azionario... Tutto sommato, la maggior parte sono al rialzo, diciamo, quindi la fotografia alla fine del mercato azionario. Cominciamo adesso a vedere un po' di asset in dollari. Ieri c'è stato appunto i dati sull'inflazione che hanno visto una leggera crescita, un leggero incremento che però di questi tempi viene apprezzato e doveva essere una notizia pro dollaro perché se si alzano i prezzi, oggi vedremo anche i dati sulle vendite al dettaglio, vi aspetto con lo speciale dalle 14.15, dovrebbe convincere più, c'è una spaccatura in questo momento all'interno del board della Federal Reserve, chi dice dobbiamo alzare i tassi di interesse, se si alzano i tassi di interesse si apprezza la valuta di riferimento, in questo caso USD però dollaro. E andiamo a vedere il dollaro contro le valute più importanti, ecco qua, primo piano, è già balza all'occhio il movimento della sterlina, qui sterlina, guardate, 1.3451, ha registrato anche un massimo, ed è anche il nuovo massimo del 2017, lì 1.34, proprio in questo momento, 34.59, 34.61, 34.62, spinge, sta spingendo Theresa May che sarà a Firenze il 22 settembre, farà il suo discorso che ieri è uscita un'immagine, pare che saranno 5.000 parole il disco è uscito, la bozza che avevo in mano, i fotografi che stanno lì con tanto di... sono andati a pescare, a prendere quell'attimo in cui si vede draft, la bozza del discorso di Firenze, 4.980, 5.000 parole volendo arrotondare e quindi insomma questa è la situazione, primo piano, tutto schermo più che altro, sterlina, vedete adesso siamo 34.86, wow, incredibile, attenzione perché siamo, l'ho fatto vedere più volte, in questa situazione dove
anzi no, forse è meglio se lo metto così, la resistenza, qui c'è stato Brexit, hanno votato Brexit, tu inglese hai votato 52 a 48, insomma è diviso proprio a metà la popolazione, c'è stato il crollo, toccò 1,50 prima dell'una quando arrivarono i dati dal Sunderland, e poi tutto giù, questo è il minimo, verso 1,20 con quella famosa lunedì, non mi ricordo se era gennaio, che aprì con un gap e fece anche un giro sotto 1,20, e uno è dove siamo adesso, è il livello massimo, dove oltre non è andato, lì Theresa May ci ha messo la bandierina e ha detto da qua si torna indietro, quindi ha messo proprio una sbarra così delle transenne, non si va avanti, questa volta però invece sta spingendo 1,34,80, ha fatto di massimo, cosa avanti, no, me lo sta facendo qui, 34, devo fare zoom, per dire precisamente, 34,96, nuovo massimo 2017, questo perché ieri c'è stato il meeting della Banca Centrale Inglese e hanno detto che se i dati, attenzione non è scontato, se i dati continueranno con il trend, le ultime rilevazioni, che vede una inflazione, si aspetta in ottobre sopra il 3%, mentre la Banca Centrale Inglese, come tutte le banche, un po' tutte le banche centrali, 2%, e quindi si vedono costretti ad alzare praticamente i tassi. E se si alzano i tassi, o la notizia che fa pensare di alzare i tassi, si apprezza la valuta di riferimento. I mercati tendono ad anticipare, ricordate sempre, comprano e vendono sui rumors, indiscrezioni, e chiudono le operazioni quando è ufficiale la notizia. Buy on rumors, sell on news, famoso detto che si usa nei mercati. E quindi questa è la situazione sterlina, oramai verso 1,35 è stata una bellissima resistenza, però adesso il colore verde, quindi tu che stai vorresti shortare sterlina dollaro, togli il dito, togli la mano dal mouse, lascia stare il mouse in questo momento, 1,3512 e vai, è partita la sterlina. L'altro giorno stavo un po' pensando, vedendo fino a dove potrebbe estendersi questo rialzo, e direi che qui questo ex supporto è, però siamo 1,40, oh, mamma mia, potrebbe anche, anzi no, prima questo 1,38, 1,38,50, che vedete si è fermato un attimo, e poi da qui c'è stata un'ulteriore spinta e poi 1,40, però insomma vediamo, fino al momento resta verde, quindi lasciate stare. Ecco perché stanno arrivando altre notizie di un altro membro della Bank of England, ve lo faccio vedere, vediamo se non va via, se non va via l'immagine. Un membro della Bank of England dice potrebbero alzare i tassi nei prossimi mesi. Non ha detto niente, non ha detto nulla di nuovo. Abbiamo capito che molti ormai pensano e hanno detto, sono tutti d'accordo i membri della Bank of England, che ci sarà un rialzo, ma sarà graduale, quindi forse un ritocco a novembre di 0,25, siamo 0,25, bassissimo, con un'inflazione 3%, e fermi lì poi. E quindi già i mercati, gli analisti, perché i mercati vanno, trovano, sono più veloci della luce, i mercati più veloci, ancora di arrivare, ancora di non alzare i tassi, già stanno discutendo, ma sarà l'ultimo, sarà solo un rialzo, una tantum per questo 2017, oppure una fase di ulteriori rialzi, e quindi insomma questa è la situazione. Torniamo a vedere il grafico, quindi sterlina sopra 1,35, mamma mia che bella botta al rialzo per chi è long, chi è short non è sicuramente una bella situazione. Gaetano ha capito, salve, ha scritto due volte, va benissimo, ho letto, ciao Emanuele, anche buongiorno anche Emanuele. Questa è la situazione sterlina, che in questo momento vivrà di una condizione tutta sua. Intanto di Mr. Vega, oggi entrerò long se supera la resistenza, vive adesso una situazione, ma vedo spinte anche dell'euro, l'euro, ce l'ho già pronto il grafico, euro in questo momento 1,1934, quindi c'è stata proprio una spinta al rialzo, anche vedo australiano, vendite a questo punto di dollari, e anche quindi un mix tra sterlina rialzo e vendite di dollari, ma questa spinta qui vedo che è generalizzata, l'euro ha aggiornato il massimo, la sterlina, l'australiano, neozelandese, dollaro yen è ancora vicino comunque tutto sommato ai massimi di giornata, anche perché è correlato Intermarket con gli indici americani e quello giapponese. Euro dollaro, questa è la situazione dell'euro dollaro, si vede del verde, sarò ripetitivo, ma ricordiamoci sempre, fate sempre degli zoom, aprite gli occhi, non fossilizzatevi solo sulle ultime candele che vedete sul vostro grafico. Gennaio trend, sappiamo, siamo 14-13 punti percentuali di guadagno sopra il dollaro, si è apprezzata la nostra moneta, però da aprile, da qui, da quando Macron è diventato presidente dei francesi,
il trend è stato sempre al rialzo, le candele rosse hanno avuto durata breve e quindi vedremo se anche questa volta ci sarà o meno una inversione. Settimana prossima, meeting della Banca Centrale Americana, Federal Reserve, mercoledì, e ovviamente ci sarà una diretta e non sarò solo, dalle 19.45 seguiremo il comunicato, la conferenza stampa della Yale, ma per il momento lasciamo stare, rilassate il weekend che poi c'è tempo anche per la settimana. Mago, è arrivato il Mago, ciao Mago, benvenuto. Su Facebook o state sbirciando gli altri oppure non state commentando o non mi arrivano i vostri commenti, quindi anche dollaro franco svizzero, andiamo a vedere il dollaro franco svizzero, anche qui ovviamente sono correlati inversamente con il, infatti vedete, perché dollaro nei confronti dell'euro è a destra, quindi un indebolimento del dollaro si traduce in rialzo, al contrario quando è davanti come in questo caso col franco svizzero in un ribasso, quindi timida candela verde sul grafico EUR/USD, piccola candela rossa sul grafico, però bisogna aspettare la conferma e anche i dati oggi delle 14.30. Sterlina dollaro 35.17, vola la sterlina, ti aspettiamo a Firenze settimana prossima, no un'altra, il 20, tra una settimana proprio, il 22, il 22 preciso, un discorso di 5.000 parole, non foglie, 5.000 parole, un trattato, neanche, non lo so che cosa potrà essere. Dollaro yen per il momento resta a rialzo, 110.71. Nonostante, anche perché dopo il test missilistico della North Korea, il Seoul ha risposto con una simulazione proprio sul sito da dove era partito, quindi insomma tensione altissima. Roberto GRT, giornale radio, no, in genere queste impennate repentine vicino alle resistenze sono imputabili ad una pulizia di stop prese a catena, vediamo se continua, forma un'ombra, lo scopriremo solo vivendo. Beh, direi che dopo la news di ieri il mercato adesso sta scontando un rialzo di tassi. Fabio, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, no, non si scusa Fabio, ma punizione, salve, ciao Fabio, ma il Brent è decollato in contemporanea alla diretta di Renato, quindi non c'entro io perché sto facendo diretta, non sono stato io a far impennare il petrolio, non lo so se è, ma è un indebolimento del dollaro, il petrolio è quotato in dollaro, andiamola a vedere a questo punto i grafici delle materie prime, tutte quotate in dollari, tranne USD CAD, non è una materia prima ma è una commodity currency che dopo la verde degli ultimi due giorni oggi sembra disegnare una possibile rossa. Petrolio è tornato sopra i $50 visto che stanno arrivando notizie di una crescita di domanda e quindi si sta bilanciando quello che volevano un po' OPEC ma tutti i produttori di petrolio, e gold con i venti di guerra, anche se adesso è sceso a 1327, era salito fino a 1334 con le notizie di questa notte, ora 1327, ma anche qui debolezza del dollaro, è come se fosse gold / USD e quindi c'è questa situazione, spinge 1,2141 l'euro dollaro, 1,19, sono vendite di dollari e non so, io qui purtroppo adesso non posso andare su Twitter se c'è un motivo dietro a questa ondata di vendite di dollaro. Andiamo a vedere il mercato obbligazionario per chiudere la fotografia. Intermarket resta ancora impostato al ribasso, quindi a differenza del gold dove si vede del verde, qui resta invece il colore rosso. Bene, si chiude qui, quindi guten Morgen, arriva Stefano da Francoforte, buongiorno Stefano, Stefan, forse, non senza la O. Si chiude qui quindi questa diretta Intermarket, ma più tardi ci sono tanti appuntamenti con Ivan per quanto riguarda il discorso servizio segnale indicatore De Carlo Sacchinacci, stiamo cercando un trader che sappia sfruttare al meglio i motori, la potenza dell'indicatore De Carlo Sacchinacci e sarà anche retribuito da me €500 al mese, quindi un'opportunità di lavoro oltre ad essere il trading e tutto il resto, e poi il Trading Talent Show con Gianluca, c'è il contest, tu ci stai a partecipare, vincere una postazione con 4 monitor professionale 1700, c'è un iPhone che costa 1700, invece l'iPhone vi diamo tutto quello che è questa bellissima postazione e potete ancora aderire, vi aspetta Gianluca che sta facendo delle dirette, segue in tempo reale come stanno andando. Giovanni, vediamo NZD a 14.15, appuntamento diretta Forex, 14.15, lì c'è proprio il focus sulle valute, seguiremo in diretta anche la pubblicazione dei dati americani, importantissimi, molto molto importanti, che ci daranno delle indicazioni o meno su quello che potrà fare la Federal Reserve settimana prossima con il meeting. Buona giornata a tutti, chi torna con la diretta Intermarket lunedì prossimo, buon weekend, chi non seguirà, ma non puoi non seguire, devi essere presente più tardi, non puoi, assolutamente, organizzati la giornata, ci vediamo più tardi, ok? Buona giornata, arrivederci!